come vi dicevo, volevo farvi vedere appunto come la direttiva ha inciso sul concetto di pubblico dominio. Quindi riprendendo il nostro schema, siamo qua dove c'è il cerchiolino verde. L'articolo 14, opere delle arti visive di pubblico dominio. Questo interessa più che altro coloro che si occupano di storia dell'arte, di beni culturali, no, di archeologia, ma anche di letteratura, di storia in generale. E vedete, c'è un principio secondo cui, nuovo inserito, secondo cui le opere dell'arte visiva, quindi diciamo quadri, dipinti di ogni tipo, affreschi, bassorilievi, sculture, opere dell'arte visiva, fotografie anche, che sono in pubblico dominio perché è scaduto quel termine che la legge prevede, devono rimanere di pubblico dominio anche nei loro atti di riproduzione. Cioè, vedete, dice, gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata della protezione delle opere delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore e ai diritti connessi. A meno che tale materiale risulti come atto di riproduzione originale, cioè che abbia questa riproduzione, abbia aggiunto qualcosa di creativo, cioè io prendo la scultura, la metto in un contesto particolare, ci metto dietro una modella, dei fiori, un fascio di luci particolare, quindi diventa qualcosa di più. Ma se è la mera riproduzione del quadro, la mera riproduzione dell'affresco, anche la riproduzione è in pubblico dominio, quindi i fotografi che fanno foto per i cataloghi delle mostre o dei musei perdono il diritto connesso che avevano fino a questo momento. Questo è stato fatto nell'articolo 43, scusate, articolo 32 quater della legge sul diritto d'autore, ma con una sorpresa che ha un po' disorientato in molti, cioè che alla fine di questo articolo, che è sostanzialmente un copia e incolla, adesso non ve l'ho messo nelle slide perché è il copia e incolla di quello che trovate scritto qua, in questo articolo 14 della direttiva, ma aggiunge, restano invariate le norme in materia di beni culturali. E noi andiamo a leggere nell'articolo 107-108 del codice beni culturali e troviamo quello che io e altri autori chiamiamo pseudo-copyright su beni culturali, cioè non c'è più un diritto d'autore, non c'è più un diritto connesso, però di fatto poi i musei e le istituzioni che conservano opere, che hanno in custodia le opere, hanno un diritto di impedire, di autorizzare o non autorizzare le riproduzioni dei loro beni culturali. Quindi alla fine abbiamo comunque, no, de facto creato un copyright su Michelangelo, Raffaello e Bernini, i quali, e chiudo con la polemica, il copyright non hanno neanche mai visto loro stessi, cioè all'epoca non esisteva il diritto d'autore, il diritto d'autore è un'invenzione del diritto moderno e quindi abbiamo il paradosso per cui Raffaello il copyright sulle sue opere non l'ha mai avuto, però gli Uffizi o il museo XY ce l'hanno. E questo ovviamente uccide il concetto di pubblico dominio, benché ci siano poi un sacco di spiragli in cui ci si può muovere secondo gli articoli 107 e 108, questo è uno dei problemi. Anche qua non posso andare molto oltre, vi lascio approfondire, ci sono un sacco di miei video, di miei scritti su questo tema perché è davvero molto, molto, come dire, infervorante. Se uno non si trova, non è convinto dalla chiarezza dell'articolo 14, c'è anche il considerando 53, che il considerando sono quelle norme esplicative, diciamo note esplicative degli articoli della direttiva, che è talmente chiaro, vedete, nell'ambiente digitale la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d'autore o i diritti connessi è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d'autore delle opere. E quindi era chiaro cosa volevano fare, qual era l'intenzione del legislatore europeo ed è stato disatteso.